Signore e signori, buonasera, benvenuti a questa diretta televisiva. Siamo appunto qui sempre dalla terrazza di LTV con Maria Ricca, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità ad essere con noi, alla presenza di uno splendido pubblico in questa serata molto calda di luglio. Stare su una terrazza fa bene. È piacevole. È piacevole. È molto bello. E siamo ovviamente in un'altra veste questa sera, Maria, un'altra veste completamente diversa da quella della settimana scorsa, sì. E dove appunto abbiamo fatto un momento di musica legato soprattutto al discorso delle realtà locali, di nostri artisti che sul territorio si esprimono attraverso la canzone, attraverso la musica, attraverso insomma tutte le varie forme di arte. Questa sera andiamo un po' oltre i confini ovviamente territoriali e provinciali, andiamo in un contesto anche più grande del regionale. Un artista che conosciamo, un caro amico da sempre, ricordavamo prima di andare in onda, sono oltre 10 anni che mi onoro di essere amica di questo talento artistico della nostra regione, ma è andato oltre la regione, veramente la sua fama è andata oltre. E sto parlando con piacere, perché tu l'hai incontrato l'altra sera alla Feltrinelli a Napoli, di Antonio Onorato. Lo vorrei accogliere con un applauso da parte del pubblico presente. Ecco. Eccolo qua. Antonio è un carissimo amico. Ciao. Il nostro... Salve. Come lo chiamano? L'indiano metropolitano. Sì, infatti. E le sue caratteristiche sono appunto quelle, sì, sia da un punto di vista proprio fisico, che da un punto di vista artistico. Sicuramente. Più volte ci ha spiegato il contesto, le sue idee. E siamo qui per approfondire, questi temi insieme, certo, a noi. L'ultimo lavoro di Antonio, che è stato presentato l'altra sera a Napoli, che viene presentato questa sera qui, sì, alla presenza della stampa, dei telespettatori, degli amici, è appunto Rainbow Warriors. Questi guerrieri dell'arcobaleno, insomma. Guerrieri dell'arcobaleno. Adesso ne parliamo un po' insieme. Ecco Antonio, noi ci accomodiamo nel frattempo, sì, così facciamo questa chiacchierata in maniera più informale, alla presenza anche di altri colleghi giornalisti, sì, però siccome Antonio è un amico, certo, ci vuole molto bene, abbiamo vissuto con lui veramente momenti importanti da un punto di vista artistico, questa sera oltre a presentare così verbalmente il suo ultimo lavoro, eseguirà anche dei brani, che sono contenuti appunto nel CD. E ci delizierà quindi con la sua arte. Antonio, tornare a Benevento, sei stato qui parecchie volte grazie appunto a iniziative organizzate, e hai suonato con i più grandi artisti. Valeria, la tua compagna, si arrabbia un po', cioè ormai lo sappiamo tutto di Antonio, parliamo del CD, ma per questo lascio la parola poi agli altri colleghi giornalisti. Brevemente, un riassunto delle puntate precedenti, chi è Antonio Onorato? Una domanda. Antonio Onorato è un musicista, un compositore, è una persona che vive con la musica e vive per la musica. Certo, la Brad Guitar, che è uno strumento, la chitarra a fiato, è qualcosa che veramente, io quando l'ho sentita la prima volta, mi ricordo nella abbazia di Ponte, l'abbazia, sì, dell'Annunziata di Ponte, rimasi effettivamente a bocca aperta, lui quella sera era con Tonino Orta, mi sembra, sì, fu davvero qualcosa di fantastico, di eccezionale. Di particolare, di estremamente suggestivo. Sì, suggestivo, trasportato in un'altra dimensione. Sì, ecco, la chitarra benissimo a fiato, Antonio. La chitarra, l'abbazia di Santa Anastasia. Sì, me lo ricordo perfettamente quel concerto. 2000? Sì. 1999, organizzato, sì, dalla provincia, allora, sì, retta da Carmine Nardone, la prima edizione di Sannio Estate. Sì, sì, sì. La chitarra a fiato è uno strumento molto singolare. Io utilizzo questo strumento dall'inizio degli anni 90, che era appena uscito. Ed è una chitarra che è a metà strada tra una chitarra normale, perché ha le corde, e uno strumento a fiato, perché ha un beccuccio dove si soffia, che si chiama breath controller, e quindi è uno strumento che abbina un po' le due tecniche, ed è uno strumento che sto esplorando da 20 anni. Del resto non hai fatto mistero del fatto che ti sarebbe piaciuto suonare la tromba, probabilmente, sì, sì, insomma, sì, sì, ascoltavo la tromba è il mio strumento preferito. Ah, davvero? Con la chitarra a fiato sono riuscito a... Ad unire, entrambi in qualche modo. Esaudire un sogno. Bene. Ecco, Antonio, ovviamente la stampa, il telespettatore, gli ospiti qui sono anche attratti dal fatto che tu hai suonato, ripercorrendo un po' anche il tuo curriculum, ma hai suonato anche con grandi artisti, a cominciare dalla grande amicizia
amicizia con Pino Daniele, sì, ma vorrei ricordare anche oltre i confini territoriali Pat Metini e poi ancora Gio Amoruso, James Senese, insomma davvero hai avuto grandi sì, interpreti accanto a te, sì, della musica. Sì, io ho avuto la fortuna di incontrare tantissimi artisti nella mia carriera, artisti con i quali ho voluto questo incontro, perché erano quegli artisti che seguivo da quando ero adolescente ed erano quelli un po' più vicini alla mia sensibilità artistica. Infatti poi le collaborazioni che si sono avute con questi artisti sono state molto, mi hanno arricchito tantissimo, perché sono state proprio volute da me proprio. Cercate. Proprio. Ecco, noi siamo in televisione in questo momento, abbiamo fatto tante conferenze stampa insieme, però le abbiamo fatte appunto sempre un po', diciamo, nel chiuso di stanze dove abbiamo parlato. Stasera siamo in diretta televisiva, quindi qualcosina in più la possiamo dire, perché l'attenzione dei telespettatori, sì, è massima verso artisti con i quali tu hai suonato. Ecco, il tuo rapporto, sì, per esempio con Pino Daniele, raccontaci qualcosa di Pino Daniele. Io vado più sull'Onciuscio, poi sì, la cultura, sì, la lasciamo a loro. Va bene, anche l'Onciuscio. Ma Pino Daniele è uno dei miei musicisti e compositori proprio preferiti in assoluto proprio, anche se è napoletano, e quindi io lo seguo da quando ero più ragazzo e lui è stato molto importante, perché è stato come un catalizzatore che ha dato uno slancio nuovo alla musica napoletana e alla canzone napoletana. È stato proprio un catalizzatore di energie, perché poi si è avvalso delle energie anche di altri grandi musicisti, tra cui James Senese, che è proprio il capostipite di una corrente musicale che poi è stata chiamata Neapolitan Power, proprio diciamo il capostipite James Senese. Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, Tony Esposito, Rino Zu. C'era un grande fermento in quegli anni. Io ero più piccolo, diciamo che sono entrato dopo successivamente. In questa. Però hai suonato con questi. Sì, 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 sì. Anche perché io faccio parte un po' di quel modo di sentire la musica come loro, diciamo, come. E quindi c'era in quegli anni un grande fermento a Napoli, e Pino è stato bravissimo, perché poi è stato un po' ha catalizzato questa energia e l'ha fatta esplodere, perché se no chissà se non ce l'ha. No, può darsi che sarebbe esplosa lo stesso, però non sappiamo in che termini. Però io lo ringrazio molto per questo. E poi, vabbè, questo è da un punto, ecco, facendo un'analisi artistica così in due parole di Pino. In realtà poi è una persona stupenda, Pino, veramente un amico, mi vuole molto bene, mi stima molto. E quindi anche dal punto di vista umano, dal punto di vista umano ed emozionale siete sempre, sì, sì, diciamo, sì, rimasti in contatto, diciamo, anche un po' con tutti questi artisti. Sì. Antonio, diciamo che la mia chitarra è perfetta per le musiche di Pino Daniele. Antonio, invece il jazz. Cioè, infatti per me è semplicissimo suonare con Pino Daniele. Quando suono con Pino, per me è come se suonassi i pezzi miei, capito? Cioè, certo. E quindi questo significa che c'è una grande comunanza, sintonia. E poi Gio Amoruso, Tullio De Piscopo, sì, tutti questi grandi, James Senesi appunto, però il jazz partenopeo soprattutto, sì, quest'area sempre un po' saracena che c'è all'interno, sì, che contraddistingue la tua musica, straordinarie, veramente brani straordinari che tra l'altro manifestano anche proprio una sensibilità interiore dell'artista, sì, che fa paura. Ma il jazz cos'è per te? Il jazz per me è una delle musiche più belle, se parliamo del jazz americano, no? Una delle musiche più belle dell'ultimo secolo. E per me è stata una grande fonte di ispirazione, una grande scuola. Però io fondo il jazz, nel senso che ho imparato l'improvvisazione, ecco, l'improvvisazione del jazz, l'improvvisazione, il bebop, perché poi il jazz ha tante correnti. Certo. E una cosa che mi fa sempre piacere ricordare, perché sono stato in America, il jazz secondo me è stato, noi italiani abbiamo un grande peso nello sviluppo e nella nascita del jazz, perché io ho fatto delle ricerche quando sono stato negli Stati Uniti,
a suonare in alcuni festival, sono andato a vedere delle foto antiche. E insomma, il jazz secondo me nasce da una fusione della musica italiana, però la musica dei nostri emigranti, delle bande, e specialmente del sud Italia, perché poi gli strumenti come la cornetta, che sarebbe la tromba, il sassofono, tutti i fiati, sono strumenti che provenivano dalle Dalle nostre nostre, sì, bande di paese, specialmente del sud. Noi certo. abbiamo delle tradizioni bandistiche nei paesi del sud veramente Antichissime. antichissime e anche molto importanti. Certo. Delle bande, mi ricordo che pure ad Aquilonia c'erano le bande che si facevano le gare tra i vari paesi. E quindi è nata dalla fusione delle bande italiane, specialmente del sud Italia, dei nostri Certo, in qualche compatrioti che modo. sono emigrati in America, con i neri africani che hanno molto a che vedere con il ritmo. È un mix esplosivo, insomma, a Quindi questo punto, ne è sì, venuto e fuori. anche perché un'altra cosa Sì. importante, gli italiani emigrati negli Stati Uniti erano un po' ghettizzati, perché erano persone che sono andate lì e veramente hanno Certo. cominciato da zero. E non erano come i francesi, gli inglesi che avevano accesso ai quartieri più Arrivavano forti da alti, di un altro diciamo, background, americani, che già insomma. arrivavano. Gli italiani Certo. arrivavano lì con la valigia di Di cartone cartone. e quindi venivano ghettizzati e vivevano a contatto proprio nei quartieri dove c'erano i neri. E E quindi c'era questa fusion, quindi diciamo, tra le due quindi americane. noi italiani Certo. abbiamo una grandissima Certo. importanza per quanto riguarda la nascita del Del jazz. jazz. Tant'è vero, poi il primo disco, poi questa è proprio storia, il primo disco di jazz è di un italiano, italo-americano, che si chiama Nick La Rocca. Nick La Rocca, È il primo infatti. disco Certo. proprio storicamente accertato di Questo musica è jazz, stato quindi dedicato anche un bel l'italiano. festival a Nicca La Rocca, Ecco, insomma, dei allora. Il napoletani. jazz però che faccio io non è jazz Non è jazz americano, americano, è un infatti. jazz. E infatti io volevo arrivare a questo, perché io che non sono una grande appassionata, ovviamente, cioè no, appassionata, non sono competente nel campo, mi sono avvicinata alla musica di Antonio Onorato con il suo CD Un grande abbraccio, che è Sì. qualcosa veramente di meraviglioso, passando poi attraverso l'Africa. Perché c'è stato un CD dove tu hai avuto questa esperienza in Africa, Sì, so che due ci CD ho torni fatto in in Africa, Africa, sì. so che torni appunto spesso, davvero meraviglioso, per arrivare oggi a Rainbow Warriors. Warriors, sì. Ecco, io vorrei adesso fare in modo, Maria, che io e te stiamo zitte, perché dobbiamo finirla qui, anche perché ci sono i colleghi che vogliono fare altre domande, però vorrei che Antonio già magari cominciasse a farci ascoltare qualcosa di Sì, questo meraviglioso Rainbow ho Warriors. piacere. Va bene? Ok, va bene. Noi ci spostiamo chiaramente dalla Sì. scena. No, no, no. Thank you.
Grazie. Bellissimo Antonio, bravissimo, grandissimo. Grazie. Questo era, vogliamo dire, anche Oltre il cielo. Oltre il cielo, quindi diciamo il primo brano di questo CD. E, sì, non so, ci sono i colleghi qui della stampa che magari vogliono rivolgere qualche domanda, sì, ad Antonio prima di andare avanti. Chi vuole iniziare? Pompeo, prego. Microfono sempre? Sì, mi sa che è acceso. Sì. Aperto? Penso di sì, tutto a posto, ok. Siamo in diretta, perciò abbiamo qualche attimo di prego. Allora, io volevo entrare, diciamo, subito nell'intimo dello stato d'animo dell'amico Antonio, chiedendogli innanzitutto poi, diciamo, come hai fatto già tu, Vittoria, delle sue, diciamo, collaborazioni con l'amico Pino Daniele, del quale io poi sono un grande estimatore, e, diciamo, anche tramite il quale poi ho conosciuto la tua musica. E volevo chiederti innanzitutto qual è, diciamo, l'esperienza musicale che ha segnato di più la tua carriera, cioè quella che ti è rimasta di più dentro, se ovviamente poi ce ne vorrai, insomma, parlare, se non è una cosa magari privata, perché poi dal genere di musica che ascolto, cioè, rimango incantato, perché poi a me piace, diciamo, la musica che poi è molto simile al genere di Pino e che io amo da anni, e rimango allibito poi da questa canzone, che la prima volta che sento già la sento, diciamo, mia, tra virgolette, quindi... Grazie. Se volevi farci partecipe, insomma, di questa cosa che ti è rimasta dentro. Guarda, un'esperienza vera e propria, ce ne sono talmente tante, in questo momento non riesco a pensarne una in particolare, perché per me è una continua scoperta, una continua esperienza, nuova esperienza, e ogni esperienza nuova che scopro grazie alla musica per me è un'esperienza eclatante per me. Che ti posso dire? Che un'esperienza che mi colpisce ancora, rimango ancora un po' così colpito favorevolmente, è l'esperienza della composizione, di quando la composizione innanzitutto avviene, questo ho capito, avviene con un processo di assenza di mente, quando tu non pensi. E lì hai l'input, e ti arriva questo input, capti questa energia che ci sovrasta, non so, che è un'energia che sta nel cosmo, no? E in quel momento, quello è un'esperienza veramente impagabile per chi l'ha provata. Ma non soltanto un musicista, uno la può provare in un momento di meditazione, la può provare in un momento anche... può succedere anche con facendo altre discipline, no? Però con la musica... Scusa, è più l'introspezione che ti porta a partorire, ecco, questo tipo di arte, la tua arte, chiaramente, o il contatto con, diciamo, con il mondo? Perché se pensiamo un attimo al tuo rapporto con l'Africa, abbiamo appunto questa apertura all'esterno, poi il contatto in con altri il momenti mondo, c'è una forte introspezione. Sì, il contatto con il mondo e con le persone ti fa evolvere come persona. Però questa esperienza di composizione è una cosa che va oltre questa cosa, è una cosa... Interna. No, è una cosa di assenza di mente, quindi non so da dove viene, cioè non c'è... Cioè, ma la fonte di ispirazione è la tua terra d'origine, abbiamo detto, insomma, un po' anche che a metà leggevo tra l'altra il Irpinia, la Lucania, poi c'è questa presenza di questa nonna veneta che comunque... Quindi abbiamo varie suggestioni, insomma, varie... E ci sono suggestioni semplici ed altre colte in questi tuoi brani, insomma, come si uniscono, come si fondano, insomma, sì, diciamo che questa mistura delle mie origini mi dà sicuramente una visione un po' più caleidoscopica della musica, perché non è, è una musica che già proprio parte con... tanti paesaggi diversi, dai paesaggi di Aquilonia, che a me tanto cari, che quando descrivo a qualcuno Aquilonia come il mio paese dove sono di origine, dove sono nato, no? Dico, immagina di essere immerso in un quadro di Van Gogh. Esatto. E quindi già questi paesaggi naturalistici,
E poi che si sposano anche con i paesaggi del luogo dove ho vissuto la maggior parte della mia vita, che è alle pendici del Vesuvio, quindi questi paesaggi dei quadri di Van Gogh che si sposano con il Golfo di Napoli, che è un altro paesaggio stupendo, uno dei più belli del mondo, del paesaggio del Vesuvio, di questo vulcano. E questo soltanto per quanto Il riguarda territorio in il mio qualche modo, territorio di di origine, no? origine, sì. Poi metti anche tutti i viaggi che uno ha E beh, come. fatto. Io poi sono un attento osservatore, mi piace perdermi nei paesaggi quando vado anche quando guido, a volte anzi devo stare un po' attento se Attento a vado a non sbattere con perdersi. la macchina da qualche Rimanendo parte, alle perché mi piace suggestioni, proprio certo, guardarmi, perderti. ma che bello qua, ma dove mi trovo? Attenzione, Antonio, le suggestioni mozartiane poi entrano, diciamo, come musica colta in qualche modo, insomma, sì, e creano il tuo stile onoratiano in qualche modo, possiamo vabbè, dire, stile molto Mozart, sì, personale. Se tutto si fonde, diciamo, diciamo, viene fuori uno guarda, stile personale, sì, no, assolutamente, io no? sono sempre alla ricerca di ma cerco di essere me stesso, quindi per forza uno stile personale deve Assolutamente. uscire, quindi quando suono È penso ad chiaro. Antonio chi è, Il Rainbow e non, Warriors, come si presenta questo CD? no, volevo dire Sì? due cose su Mozart, Ah, prego. che in pratica Mozart è il mio musicista preferito in assoluto e io lo adoro molto perché pochi sanno che, allora, Mozart è nato a Salisburgo, però si è formato molto alla scuola napoletana, quando è venuto a soggiornare, lui ha soggiornato per due volte a A Napoli, Napoli, sì. una volta da adolescente, quindi lì ha assorbito come una spugna proprio tutto quello che è il Settecento napoletano, il Settecento napoletano. Ricordiamolo che è stato uno dei periodi di maggiore splendore proprio della musica Certo, in in assoluto. assoluto, sì, è Noi abbiamo vero. avuto dei musicisti, Mercadante, Cimarosa, Anfossi, ma ce ne sono proprio, che sono musicisti di un livello proprio stratosferico, proprio incredibile, veramente di un livello proprio come Mozart, proprio, no? Però Mozart, ecco, è questo asburgico che viene in Italia e viene a studiare in Italia, quindi ha preso la mediterraneità Si è quando è venuto contaminato qui. E proprio. io sento un Mozart, lo sento molto vicino alla musica proprio mediterranea e si sente nelle sue composizioni, Certo, sembra incredibile, ma è sembra così, eh? incredibile. E io per questo motivo lo amo, perché colgo il suo lato mediterraneo ed questo suo lato mediterraneo ha fatto sì che Mozart sia un grande compositore, non soltanto, ecco, un compositore teutonico, diciamo, asburgico, quindi anche un po' freddino per noi che siamo Come dei ci si popoli aspetterebbe mediterranei. che fosse, Però insomma. lui ha anche questo carattere mediterraneo che ce lo rende più caldo, diciamo, tra virgolette, più vicino a noi. Vicino. E poi io vi consiglio di ascoltare l'Ave Verum di Mozart, giusto per citare uno dei suoi brani, e secondo me quello è uno dei brani di maggiore, che tocca delle punte, di spiritualità, una così alte, forse tra le più alte che ho mai ascoltato nella musica. Certo, ecco, noi vogliamo. Ricordate, Ave Verum di Ave Verum di Mozart. Mozart, sì. Antonio, ci fai sentire un altro pezzo di Sì. Te Rainbow Warriors, al quale, vabbè, Antonio Nurato, poi abbiamo ancora qui ti James dico come si Senese. chiama questo qua. Sì, mi vuoi dire il brano Perché successivo? questo è un brano un po' Sì. particolare e si chiama Verano Feliz, c'ha un titolo in spagnolo. Verano C'è Felice. C'è un un motivo aneddoto su questo Verano Felice, è motivo vero, perché insomma, non vogliamo parlare. avevo fatto questa melodia Sì. e non riuscivo a trovare il titolo, un pezzo un po' latino. Un po' napoletano, latino, così, e non riuscivo a trovare, stavo con la mia compagna, lei mi aiuta molto spesso a trovare dei titoli perché io sono È molto completamente brava Valeria, negato diciamo. a trovare i È titoli, molto compongo brava dei brani, Valeria, poi eh. dico, boh, come la devo chiamare, Eccola insomma. qui. E allora ho detto, siccome purtroppo era morto Gabriel García Márquez, no? Da qualche giorno,
E io mi è venuto un certo punto, ho detto, ma guarda, quasi quasi, ma vogliamo vedere su un libro di... Apri un libro di Marquez, vediamo un attimo che, se viene fuori qualche parola. E c'era un libro che aveva Valeria, che era proprio in spagnolo, quindi proprio in lingua spagnola, era, dico il titolo in italiano perché in spagnolo non lo Certo. sapete, 12 racconti raminghi, che è un libro molto famoso di Sì, infatti. Gabriel. Del nostro caro Gabriel, e apre questo libro, esce fuori a un certo punto questa parola proprio così, verano felice, che Che significa significa? estate felice. Felice, E tu, ah, bello verano felice. Ho detto, allora questo pezzo lo eh. chiamiamo verano Verano felice. felice. Allora noi Allora, lo verano ascoltiamo, sì, noi ovviamente felice. togliamo la scena per non imballarla. Sì. Certo. Cioè, proprio le trasmetti tutte, veramente straordinarie. Che E, incanto, sì, è un incanto che veramente. incanto. E tra l'altro, mentre suonava, io ricordavo anche un po' tutti i concerti che ho vissuto, perché l'ho sentito tante volte, veramente tante, Sì. tante, tante.
e anche con il grandissimo Tony Gnorta. So che vogliamo anche anticipare che a fine luglio sarai qui in tournée un'altra volta. Sì, in facciamo una tournée in Italia di una settimana, un po' dal nord, sud. E chissà che qualcuno Venezia, non vi faccia Rovigo. Capitare anche da queste parti, magari. Se riusciamo, se qualcuno di buona volontà si adoperasse. Stiamo riempendo il calendario, stanno certo. Ancora un altro paio di un paio di date vuote date che possiamo vuote, vedere quando si parla di te non si può non parlare di angeli, della tua passione per la spiritualità, insomma, no, perché mi incuriosiva naturalmente la chitarra, se inquadriamo ecco con gli angeli, insomma. Sì. Sono Maria, vogliamo far fare anche una domanda agli altri colleghi, che dici, così poi allora facciamo intervenire prima il collega Domenico Passaro. Buonasera innanzitutto. No, io volevo focalizzarmi un po' sul titolo di quest'ultimo CD, Rainbow Warriors, i guerrieri dell'arcobaleno, quindi due termini che sembrano quasi contrastanti tra loro, sanno quasi di guerra per la pace, insomma qualcosa del genere. L'abbiamo sentita anche in queste due composizioni, questo carattere abbastanza ibrido, se vogliamo, questa raccolta di ingredienti abbastanza eclettici, che sono certamente parte della sua esperienza. Prima parlavamo della nascita a partire dalle origini, insomma, dalla musica popolare, musica italiana, mediterranea, poi l'esperienza comunque in Africa. Questo quindi chiaramente riflette la sua esperienza, il suo carattere, la sua personalità, e poi il tentare di raggiungere l'armonia attraverso la musica. Sì, allora parliamo innanzitutto diciamo, sono sempre stato un musicista eclettico, se per eclettismo significa ricerca anche, perché non mi fossilizzo soltanto su una cosa, mi piace un po' essere un po', tipo, uso un termine americano, crossover, no? Quindi passo attraverso i generi musicali, cercando però di mantenere sempre il mio stile, quindi se faccio blues cerco di farlo all'Antonio Onorato, se faccio bossa nova cerco di fare sempre Antonio, è sempre Onorato. Antonio Onorato che fa bossa nova, Antonio Onorato che fa blues, Antonio Onorato che scrive per orchestra, Antonio Onorato che fa che si avvicina alla musica dei nativi americani o alla musica di africana, no? Per quanto riguarda il discorso del titolo dell'album, Rainbow Warriors, queste due parole che sono quasi antitetiche, no? E in realtà parliamo di guerrieri buoni in questo caso, non di gente che vuole... È un ossimoro dunque, questi guerrieri buoni, in genere guerrieri sono... Guerrieri per la pace, che lottano per la pace, però senza senso, utilizzare la violenza assolutamente, perché io sono contrarissimo a ogni forma di violenza e alle guerre in generale, perché sono... veramente delle cose assurde, sono stato nei miei viaggi anche in posti falcidiati dalle guerre, tra cui anche sono stato in Iraq a Baghdad, e quindi ho visto proprio gli effetti delle guerre che si fanno ora, gli effetti delle bombe con l'orario impoverito, effetti che hanno sulla popolazione anche dopo, bambini che nascono con la leucemia, vabbè, cose proprio, non tocchiamo, se no entriamo in un tunnel veramente di tristezza, non vorrei in questo momento collegarmi con queste cose, anche se comunque le dobbiamo tenere presenti e dobbiamo cercare comunque di lottare affinché non avvengano queste cose. E i guerrieri dell'arcobaleno, ecco, mi ricongiungo proprio a questo. In realtà io mi sono imbattuto tempo fa, siccome sono un appassionato dei nativi americani da quando ero piccolo, quindi continuo a studiare la cultura dei nativi americani, che io amo, veramente amo appassionatamente. E leggendo alcune cose che riguardavano una tribù dei nativi americani, si chiamano gli Hopi, che è una delle tribù più antiche dei nativi americani, mi sono imbattuto in questa profezia degli Hopi, che in pratica parlava di questi guerrieri dell'arcobaleno, e in pratica dicono gli Hopi che in realtà quando il mondo arriverà a un livello di devastazione totale, cioè
a causa degli uomini, a causa nostra, e noi ci stiamo andando verso quella... ci saranno ci sarà bisogno di alcuni spiriti che dei nativi americani, che è un popolo che è proprio al contrario di quello che è la nostra società, un popolo che viveva a contatto con la natura, con un grande rispetto per la natura, per la madre terra e per l'universo, no? E quindi questi spiriti dei nativi americani, che in pratica sono stati, sappiamo benissimo che i nativi americani sono stati decimati dall'uomo bianco che ha invaso l'America, si è appropriato dei loro territori, li ha cacciati, e lì c'è stato uno dei più grandi olocausti. Noi ci ricordiamo solo quello degli ebrei, che è stata una cosa schifosissima e veramente aberrante. Ma questa cosa dei nativi americani nessuno... cioè, è andata nel dimenticatoio, invece no, ci dovremmo anche ricordare di questi. Li hanno decimati, li hanno ammazzati tutti, e quei pochi che sono rimasti, depredandoli e logicamente anche delle proprie terre, cioè come se uno viene a casa tua e dice tu devi andare da qua, questa è casa mia, dove vieni? E lì hanno fatto così. E logicamente, poi siccome era un popolo anche mite e non avevano il concetto di proprietà, i coloni bianchi, quando sono andati là, li hanno espropriati, perché dicevano noi ci vogliamo comprare questo appezzamento di terra. E loro dicevano guarda, ma questa terra è di tutti, la vuoi occupare? Vai, mettiti, però questa terra non è... E loro facevano firmare i contratti, e loro li firmavano così, ma con molta ingenuità, perché per loro non esisteva il concetto di proprietà. Perché la terra è di tutti, cioè noi apparteniamo alla terra, non la terra appartiene a noi. E questo è il concetto di cui ci dovremmo appropriare, di riappropriare, se vogliamo salvare il nostro pianeta. Perché stiamo andando troppo in una direzione sbagliata, infatti non si capisce più niente il clima. Cioè, ci sono dei segnali ben precisi, inquietanti anche. E il clima che non è più lo stesso, l'aria che non è più... l'aumento vertiginoso di malattie come i tumori, che è una cosa spaventosa, veramente spaventosa. Io, chiunque penso qua, veramente in famiglia o nelle vicinanze, o con amici, ha avuto problemi con questa problema, è stata toccata. Cosa che io, fino a qualche anno fa, non si sentiva una volta ogni tanto. Beh, una cosa del genere. Ma adesso c'è stato un aumento del... Questa è colpa nostra, se noi continuiamo così, sarà sempre peggio. Allora c'è bisogno dei nativi, di quello che dicevano gli Iopi, della profezia, dei guerrieri dell'arcobaleno. E quindi io con questo disco vorrei esortare un po' a tutti di diventare un po' guerrieri dell'arcobaleno. E i guerrieri dell'arcobaleno sono coloro che porteranno un po' di spiritualità in questo mondo che sta andando verso la distruzione. Bene, infatti all'interno del disco c'è scritta proprio la profezia degli Iopi, spiegata molto meglio di come l'ho spiegata io ora, e che chiunque può prendere il disco, lei la può leggere, ed è veramente importante leggerla, perché bisogna prendere consapevolezza di queste cose. Allora vogliamo sentire un altro brano, Antonio, ci fai sentire qualcos'altro? Sì, cosa ci presenti adesso? Facciamo un piccolo assaggio di un brano mio, non del disco. Non del disco, sì. Io dopo una richiesta. Va bene, per te, dopo. Spero di poterti salutare. Vi faccio ascoltare un assaggio di Tamurriata Nera, che è ormai uno dei miei cavalli di battaglia, perché certo, è una mia interpretazione di questo brano. Perfetto, bellissimo, napoletano. Bene. Thank you.
straordinario, veramente, Antonio, straordinario, bellissimo. Qualcosa di emozionante, quello commentavamo con Maria. Ragazzi, penso, colleghi giornalisti, penso che siete d'accordo, è qualcosa veramente di eccezionale. Poi hanno dalla regia hanno fatto un effetto di dissolvenza. Volasse, infatti. No, ma poi hanno fatto una dissolvenza tra il viso e le mani sulla chitarra. Effettivamente proprio questa passione che lo prende tutto, è straordinario, grande. Facciamo un altro applauso ad Antonio, veramente straordinario. Grazie. Bravissimo. Diamo spazio ancora ai colleghi. Valentina. Io infatti volevo proprio agganciarmi a questo che ha detto Vittoria. Il tuo modo di suonare è un modo veramente particolare, che è quasi una carezza per l'anima. È quasi come se veramente tu, più che suonare, accarezzassi la chitarra. E questo arriva veramente tanto alle persone. Però si sente anche che dietro ogni tuo pezzo c'è un mondo molto grande, molto complesso. Io volevo chiederti quanto per te è stato importante durante tutto questo percorso venire a confrontarti con culture totalmente diverse dalla tua, e cosa tu hai preso da ognuna di esse, qual è la cosa più importante per te quando tu vieni appunto a conoscenza di un mondo nuovo, cosa ne prendi, cosa ne fai tuo. Ok. Il confronto con le culture, io ho avuto sempre un confronto innanzitutto paritetico con le culture con cui ho avuto questo confronto, mi sono confrontato, perché innanzitutto bisogna sempre partire su un piano di grande rispetto, quindi non arrivare per esempio in Burundi pensando che tu sei quello che viene dalla civiltà, che poi al limite quelli ne sanno molto più di te, sì. Sono persone molto più evolute di te, anche se non hanno il telefonino, per dirti. Perle, no? Di saggezza magari che noi non abbiamo. E qui io, per quanto riguarda, quindi c'è stato sempre innanzitutto un grande confronto con grande rispetto verso la cultura. E devo dire la verità, suonando, viaggiando suonando, ecco, entri più facilmente in contatto con le culture del posto, con la cultura del posto dove ti trovi, perché la musica è un linguaggio universale, quindi abbatti qualsiasi barriera che ci può essere, sai, di linguistica e anche... sai, barriere anche mentali a volte, che sono quelle peggiori. Entri subito in comunicazione con le anime delle persone, quindi entri con un altro tipo di comunicazione molto più interiore. E quindi per me, poi, siccome è stato sempre uno scambio, perché a volte molti artisti vanno pure in giro per il mondo a fare le tournée, suonano in un posto, poi se ne tornano in albergo, poi vanno in un'altra città, fanno il concerto, ma questo non significa, questo non è scambio, perché tu sì, ok, hai fatto qui il giro del mondo a fare una tournée mondiale, e poi sì, qualcosa hai fatto asettico, il tuo spettacolino, insomma, hai portato il tuo, esatto. Ecco, questa è una cosa sbagliata, perché lì è imporre, arrivo io, ti porto io la mia cosa, tanto non capisci niente, questo è io, questo, e invece no. Questo è proprio sbagliato. E molti artisti fanno così, fanno il tour mondiale, però portano la loro cultura e non si confrontano con le altre culture. Invece per me è importantissimo, anche quando mi è capitato di fare delle tournée così mondiali, diciamo, in altri paesi, io ho sempre cercato il rapporto con il pubblico, quindi ho cercato sempre di rapportarmi anche poi con i musicisti del posto, cercando di collaborare anche con questi musicisti del posto e cercando quindi di carpire anche delle cose che mi arricchivano, no? Che mi potessero arricchire. Ecco Antonio, diciamo, le culture appunto dei posti dove tu sei stato, quindi il confronto, il confronto diretto e indiretto, che porta poi anche ad una maturazione interiore che parte comunque dalla commistione tra cervello e cuore. Ecco, quanto è importante nell'arte, nell'espressione della tua arte, quindi per te stesso, perché noi vediamo anche una forza. Diceva Pompeo prima, la chitarra sembra volare, però c'è anche una grande forza, sì, che viene da queste note. Quanto è importante il cervello, ma quanto è importante anche il cuore, perché ci sono dei brani dove secondo me tu esprimi al massimo i sentimenti dell'anima, sì. Ecco, l'amore quanto è importante?
L'amore è importante, però viene dopo la salute. Sì, come diceva, come diceva il grande Massimo Troisi. Massimo Troisi. Però l'amore è importante, ma secondo me ci sono anche altre cose che sono molto importanti, il rispetto è importante. Ecco, vabbè, io ho sempre presente, anche se non sono un cristiano praticante, però un cattolico praticante, perché ho una mia religiosità molto particolare, molto personale, però io ho sempre presente quella frase di Gesù Cristo che dice: ama il prossimo tuo come te stesso, no? E questo, detto questo, cioè, penso che è quello che spiega meglio. Certo. Se noi riuscissimo a vedere nelle altre persone, anche in una persona che ti sta antipatica, ecco, ci ponessimo, ecco, a volte faccio questo ragionamento, mi pongo verso quella persona che mi sta anche un po' antipatica, oppure che vedo che è un po' riluttante nei miei confronti, come dico, vabbè, ma se questo fosse mio figlio, Come mi comporterei con questa persona? Questo è un esercizio zen, più che un esercizio, diciamo, di tipo allora dico, cristiano-cattolico. Cioè, e sicuramente non cercherei di capire anche i suoi che sta incazzato e cercherei un attimo di instaurare un rapporto. Cioè, allora, mi metto da un punto di vista come se fossi un genitore, capito? Anche perché poi lo sono anche, cioè un figlio di 17 anni, quindi... e a volte questo modo di porsi è importante, perché certo, ti fa vedere le persone sotto un altro aspetto e ti fa instaurare anche con quelle persone anche un altro tipo di rapporto che risolve tante tensioni, per risolvere tensioni stempera, a volte inutili. Stempera tutto. Antonio, allora ti poni una posizione di grande abbraccio, e quindi tu hai capito già qual è la mia richiesta, se è possibile esaudirla. Un grande abbraccio. No, non te lo posso suonare, sai perché? Perché ci vuole Toniño Horta per suonare il brano. Non lo possiamo, quando verrà Toniño, perché lo suoniamo. Allora, quando verrà Toniño, duo, e c'è il bisogno della voce di Toniño, che è fondamentale, perché certo, quello è un brano che io scrissi per Toniño. Per Toniño, sì, infatti. E poi, tra l'altro, siccome poi nel disco Un grande abbraccio lo facemmo cantare, cantava Toniño con un coro di bambini, poi è diventato la musica di un movimento per l'infanzia e per i bambini a rischio e tutte queste cose, che si chiama Terre des Hommes, questa associazione, che è un'associazione a livello internazionale che si occupa appunto dell'infanzia, dei problemi dell'infanzia. E Toniño, che è veramente una persona stupenda, guarda, l'ho conosciuto, lo so. Tu lo conosci, quindi come? È stato pure a casa tua, ti ricordi? Sì, quando... Toniño, nell'ultimo disco che abbiamo fatto, lui si è ricordato che io gli avevo dedicato questo brano, e quando stavamo provando a casa mia, lui a un certo punto ha iniziato a fare un brano, ha detto: caspita Toniño, ma che bello, e ha detto: scusa un attimo, dai, suonava, dammi un pezzo, c'hai una carta pentagrammata? Ok, sì, tieni. E lui davanti a me ha scritto un attimo questo brano che io ho visto nascere, e ha detto, l'ha scritto, poi mi ha dato il foglietto, ha detto: questo è per te. No, ma che veramente, ho detto, straordinario. Ho detto, no, tu mi hai dedicato un brano, io te lo devo dedicare anch'io. Certo. E allora ha scritto un pezzo che l'ha chiamato, visto che comunque io, abitando per tanti anni alle pendici del Vesuvio, lui ha visto dove ho vissuto la maggior parte della mia vita, l'ha chiamata Canzone del Vesuvio. Perfetto. Senti, restiamo sul tema della spiritualità. Allora, prima volevo chiederti, perché ho visto le ali accanto, diciamo, alla chitarra, sulla chitarra. Gli angeli sono figure evocate sempre nella tua discografia, ma sono gli angeli come quelli di Wenders, del Cielo sopra Berlino, che sono sempre qui fra noi, ma visibili soltanto da alcune persone in particolare, oppure intervengono soprattutto nella creazione dell'opera d'arte? Cioè, no, gli angeli intervengono sempre nel momento in cui li chiamiamo, nel momento in cui noi ci mettiamo in contatto con queste entità, che sono, in pratica sono delle energie. Io credo che in pratica dopo la morte non sappiamo che cosa
cosa ci aspetta. Però io credo una cosa è stata anche provata anche da Einstein, che l'ha provata questa cosa proprio scientificamente, che comunque nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Okay? Noi siamo energia, quindi dopo la morte diventeremo qualche altra cosa, cioè il corpo si distruggerà, però solo la parte fisica, esteriore, insomma, l'energia che abbiamo dentro rimane e diventeremo qualche altra cosa, non sappiamo, questo non ci sarebbe, sarebbe stupendo. Vediamo qualcosa di migliore. Avremmo risolto tutti i problemi della nostra vita adesso, certo. A saperlo. Però io credo che noi diventeremo qualche altra cosa. È la nostra energia, perché non so se vi è capitato, mi è capitato e ci ho fatto caso, davanti a il corpo esanime di una persona cara, oppure una persona che conoscevamo bene, io sono stato purtroppo, perché poi la morte è una cosa che tocca a tutti, ho visto dei corpi esanimi, delle persone che conoscevo. Ragazzi, se uno si mette lì a guardare, si vede che ci manca qualcosa. È l'anima. Ci manca qualcosa, effettivamente ci manca qualcosa. Allora chiamiamo l'anima, chiamiamo l'energia, qualcosa. Perché si vede proprio, cioè, se uno si osserva bene una persona che è defunta che è, e l'osserva sul letto di morte, dove è morto, si vede che quella persona comunque manca qualcosa. Ed è appunto questa pura energia. E io credo che gli angeli, ecco, fanno parte di queste energie, sono energie, sono energie benefiche, logicamente possono essere anche, ci sono anche gli angeli cattivi, non ci sono solo gli angeli buoni. Anche se, ecco, Lucifero, secondo la Bibbia, è stato un angelo che è stato poi un angelo nero, no? Che è stato cacciato negli inferi da Dio, no? Perché era un cattivone. Però esistono tanti angeli e io vi posso assicurare una cosa. Io credo fermamente negli angeli, credo fermamente in queste energie. E vi posso assicurare che se qualcuno di voi si vuole mettere in contatto con queste energie, è la cosa più semplice di questo mondo. Innanzitutto basta, è molto semplice, basta crederci, bisogna crederci, e se uno ci crede fermamente in queste cose avrà dei segnali, ci sono dei segnali ben precisi. Perché sì, molto spesso noi abbiamo tanti segnali. È vero, che ci mandano nella nostra vita, solo che noi li ignoriamo, e se noi fossimo più attenti eviteremmo tante cose. Certo. Chiamiamola premonizione, chiamiamola istinto, anche questo, capito? Sono anche dei segnali che vengono, sono fonte di serenità, insomma, sono sì. Fonte di serenità. E io credo che se uno di noi evoca gli angeli, evoca il proprio angelo custode, queste energie ci vengono a soccorrere e in qualche modo ci aiutano. Poi sta anche a noi cogliere, cogliere i segnali, certo. E cogliere i segnali giusti, certo. Perché sennò uno dice, però io ho chiesto al mio angelo un aiuto, non mi è arrivato. Ma sei stato tu che non hai colto e non ti sei connesso con quella, bisogna connettere, bisogna anche noi un piccolo sforzo di... Ma non è che chissà ci dobbiamo mettere così a meditazione. La cosa più importante è avere una grande fede in questa cosa e crederci. Certo. Perché se uno già non ci crede molto, allora questi segnali non li avrà mai, non li vedrà mai. Certo. Quindi bisogna crederci. Non li coglierà mai. E io questo lo dico per esperienza diretta, perché mi sono capitate delle esperienze riguardanti questa cosa veramente scioccanti. E quindi esperienza viva, sì, bella, sì, diciamo, quindi vissuta. Vi posso assicurare che sono delle energie che esistono. Crediamo. Noi vogliamo continuare però a sentire l'energia di Antonio, quindi ci propone sicuramente un altro brano. Anche la musica che arriva chissà dove, può darsi che siano gli angeli cosa a ispirarti. Cosa ci fai sentire adesso, Antonio?
un pezzetto di pezzetto. Non lo so se è possibile qualcosa, visto che hai suonato con Pilonzele, terra mia, visto che stiamo qua, non lo so, okay, se ci puoi per fare la tua regalo. Gioia, sì, va bene, facci questo regalo per tutti, per la gioia di tutti, anche della sottoscritta. Grazie Antonio. Ok.
emozioni bellissime, Antonio, straordinarie. Poi i nostri operatori, grazie, il nostro regista, hanno fatto veramente delle immagini bellissime tra te, la tua chitarra, la luna che abbiamo, bello, avvolta da un velo di nuvole molto leggero, veramente. Abbiamo reso, credo, all'esterno queste emozioni che stiamo vivendo qui questa sera con Antonio Onorato. Maria, io vorrei che questa serata non finisse mai, però purtroppo deve finire. Non so se tra i colleghi, cioè, sì, Pompeo vuole fare ancora una domanda, prego. Posso fare le domande a raffica, però non posso, quindi mi aggancio un po' al pezzo che hai fatto ora, che è Terra Mia, e un po' al pezzo precedente, inerente poi al discorso degli angeli. Prima, non volendo, abbiamo toccato il discorso del territorio, dei cambiamenti climatici, senza andare fuori binario. Mi sono perso quando ho iniziato a suonare pure il pezzo di prima, diciamo, immaginando di come una sorta di angelo che vola su Napoli, che poi, diciamo, stanno martoriando con tutto questo discorso della terra dei fuochi e tutto il resto. Pensando che la ripulissi in qualche modo con la tua musica, magari bastasse la chitarra di Antonio Onorato per ripulire quello che stanno facendo a questa Napoli che io amo, ci ho vissuto per diversi anni e quindi, non lo so, mi è rimasta nel cuore. Ecco, tu pensi che in qualche modo il territorio abbia influenzato, diciamo, la tua musica, questi accadimenti, insomma, degli ultimi anni pure che stanno succedendo a Napoli, insomma, a questa terra? Pensi che ti abbiano influenzato anche nei tuoi pezzi? No. No? Io ti ho detto, l'influenza che ho sui posti è un'influenza che va sulla cosa umana mia, sul mio essere umano, che comunque poi è anche correlato logicamente con l'essere artista, però la musica è qualcosa che viene da un'altra parte, non viene dall'accadimento, è una cosa talmente alta che poi diventa una mistura anche con quello che hai, però non necessariamente viene, ecco, si mischia poi con quello che sei e quello che stai vivendo, eccetera eccetera, però non viene da lì, viene da un'altra parte, si mischia con quella roba lì. Io poi, vabbè, per quanto riguarda Napoli, io penso che Napoli si può salvare, cioè tra virgolette salvare, soltanto riappropriandosi della propria cultura, nobile però, della cultura napoletana nobile. Mi rifaccio un'altra volta al Settecento napoletano. E poi che ben vengano anche gli squarci di cultura populistica, che vanno bene, ma quella non è la cultura napoletana, quella è la cultura del popolino, che va bene anche, cioè al suo perché. Però Napoli ha una cultura, diciamo, più elevata, e noi dovremmo soltanto riappropriarci di quel tipo di cultura. E questo lo dovrebbero fare i napoletani, però purtroppo c'è stata una involuzione, una regressione culturale negli ultimi 20 anni, anche dovute a faccende politiche che ha attraversato l'Italia, che hanno imbarbarito il popolo italiano. E quindi, però io sono ottimista, spero, io cerco di lanciare un messaggio. Ecco, diventiamo un po' tutti quanti dei Rainbow Warriors, dei guerrieri dell'arcobaleno, così ci riprendiamo un po'. Certo. Io non voglio manco essere, io quando vado a suonare, certe volte mi arrabbio con delle persone che non sono attente alla musica, perché la musica è un'energia guaritrice, benefica. E ho detto, tu quando vieni a sentire me, io non voglio essere al centro dell'attenzione, perché io in quel momento sono un canale energetico, no? Che mi collego con un'energia musicale, con questa energia della musica, che è un'energia che esiste nell'universo, no? E cerco di trasmettere attraverso di me a chi mi ascolta. Come la stessa cosa pure quando vado a sentire io un concerto, mi pongo dall'altro lato, però mi pongo
veramente col cuore aperto e con la massima attenzione verso quella cosa, perché so che in quel momento quell'energia mi farà star bene. Sto parlando anche sempre di musicisti che sono in grado di trasmettere questa cosa, perché non tutti sono in grado, perché molti suonano per altre cose, non tutti hanno questo, però uno se ne accorge se uno ce l'ha o meno, no? Allora quindi io per esempio quando vado a un concerto non voglio essere disturbato da nessuno, se qualcuno parla dico, fammi stare concentrato mezz'ora su questa tre quarti d'ora, perché so che quell'energia che sto prendendo mi farà star bene poi per i giorni successivi. Ed è un'energia guaritrice, perché poi tra l'altro esiste pure, perché la musicoterapia è una scienza Fondamentale, certo. acclarata, Sì, è entra, come proprio no? Le sappiamo pratiche benissimo gli terapeutiche effetti entrano, certamente. che fa la musica. La musica ha fatto risvegliare gente dal Dal coma, coma, certo, quindi chiaro. Quindi gli effetti benefici li ha sicuramente. esistono e ci sono tantissimi altri effetti che ancora devono essere scoperti e che... Però che ci sono, e ecco, poi dipende sempre da noi come ci poniamo verso quel tipo di energia. E allora certe volte quando vado a suonare e vedo qualcuno, pure degli amici che non sono attenti, io mi arrabbio perché dico, cazzo, sei con la tua fidanzata, c'hai tutta la serata per parlare, ma stiamo suonando. Concentrati mezz'ora su questa cosa, perché io lo dico per te, ti stai perdendo una cosa. Beh, non concentrarti su vedere com'è bellina Antonio che sta suonando. A me non mi considerare proprio, io non esisto. Concentrati sulla musica. Ma il Cioè, pubblico va non... educato anche ad acquisire, cioè a porsi in ascolto in questo modo, va educato probabilmente il pubblico, insomma, sin Va da educato, giovane, certo. Queste cose altrimenti si bisogna perde nella dirle, perché molto... commercializzazione, diciamo, Bravissima. nell'ascolto della musica sono Queste commerciali. cose bisognerebbe farle capire alle persone, perché poi le persone non sono stupide. Vanno soltanto educate, molte cose non le sanno. Io nel mio settore posso sapere delle cose, ma in un altro settore posso essere completamente ignorante. E se qualcuno mi erudisce in un altro settore, che ben venga, mi fa capire delle cose, no? Quindi le cose vanno, ecco, le cose vanno dette, cioè, quindi bisogna far capire alle persone che la musica. Non la musica però quella fatta a tavolina oppure per fare il tormentone dell'estate, Vabbè, che va chiaro. bene anche, quella è Va bene anche un'altra un'altra cosa, cosa, sì, un altro per tipo far di realtà, divertire, per fare caciara, va discorso. bene anche quello. Io sto parlando però, mi sto ponendo Qualcosa su in più. un livello un po' più Certo. E alto, torniamo al vogliamo, Maria, discorso su un quindi ci livello un po' più... vogliamo adesso, ecco, tradurre in musica questo che Antonio ci sta dicendo, Direi. magari con un ultimo pezzo che ci dedichi questa sera. Ovviamente scegli stesso tu e poi facciamo una chiusura insieme. Va Va bene. Facci qualcosa che veramente ci lascia andare in questo mondo in cui stasera ci hai Va trasportato con tanta bene. passione Fammi e pensare con cosa tanto non amore e c'è con tanto male, rispetto, ecco. mi Poi frullano in ti. mente un sacco di pezzi. Va Va bene. bene.
angeli, questa è la dolcezza, questa è la musica di Antonio Nonato. Ecco, questa è la musica che dicevamo prima, non suonare per un fine banale, ma per farti andare in un'altra dimensione, per trasportarti con la mente altrove, per farti nascere altre forme d'arte, perché appunto commentavamo come su queste note, sulla bellezza di questo brano che hai seguito, Antonio, anche un regista può esprimere al massimo la sua capacità tecnica, perché ti stimola tutta la fantasia. E quindi tutto stimola si tiene, insomma, certo, in qualche certo, modo. È l'arte tutto. Che si compenetra l'una con l'altra, e quindi vive a 360 gradi. Grazie ad Antonio Onorato, che è stato questa sera grazie a te per aver regalato una serata. Io mi sono sentita per caso telefonicamente con Antonio, sì, perché ogni tanto ci sentiamo, e ho saputo della presentazione di questo suo ultimo lavoro, Rainbow Warriors, e ho deciso di farmi questo regalo, perché è un regalo che mi sono fatta questa sera, farlo venire qui a Benevento su questa terrazza di LTV e presentare appunto questo suo ultimo lavoro anche nel territorio sannita, nella città di Benevento, che tantissime volte grazie a noi, io me lo voglio prendere tutto il merito, lo ha ospitato, l'abbiamo fatto con il Cefaloni Jazz, certo, l'abbiamo sì, fatto nell'Arena del Sacramento, l'abbiamo fatto in teatro. Non so da dove abbiamo suonato più a Benevento, dappertutto veramente, con grandi risultati e sempre con plauso convinto sia della stampa, dei colleghi giornalisti, che ovviamente degli appassionati di jazz, cioè. Con Tonino Orta, con Gio Amoruso, una sera ricordo una bellissima formazione, cioè, abbiamo fatto veramente tante cose belle insieme, quindi era giusto, doveroso farvi questo regalo a chi è qui questa sera, a chi ci sta seguendo da casa. E consentitemi anche un attimo la pubblicità a fine a se stessa, però è giusto, Antonio Onorato, Rainbow Warriors, per appunto ascoltare veramente musica di alto livello, quella musica che ti trasporta oltre i confini dell'umano, verso gli angeli, verso qualcosa di soprannaturale, verso che ti dà la carica, verso la spiritualità. Sensi. Bravissimo, grandioso Antonio Onorato. Grazie. Grazie per questa serata affascinantissima, successo certo, del razzo. Certo. Grazie a voi. Questo scambio di anime, insomma, che abbiamo potuto vivere. Grazie. Ecco, grazie Antonio, questa sera noi abbiamo voluto anche creare questo connubio tra la tua grande arte e tanti talenti del nostro territorio, tante persone che amano la musica, che non sempre hanno la capacità di potersi esprimere, che magari questa sera alcuni sono qui tra noi, venendo ad ascoltare te, hanno avuto anche la possibilità di confrontarsi con un mondo che va oltre i confini, perché lo dicevi anche tu, il confronto è importante, è fonte di crescita, è fonte anche di rinnovamento interiore, sì, e di miglioramento artistico, certo, di crescita, sì, artistica. Grazie ancora Antonio. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a te. Buonanotte a tutti, buonanotte. Noi ci vediamo con gli altri appuntamenti ovviamente culturali, sempre dalla terrazza di LTV, tra l'altro godendoci un po' di frescolino che non guasta che non in queste guasta, giornate torride. Buonanotte a tutti. Buonanotte, arrivederci.